Vai! Oggi per noi è una giornata, è un punto di partenza, non è un punto d'arrivo, perché certifica, definisce la messa in esercizio di un impianto, di una struttura, di una infrastruttura che nell'Adriatico meridionale, fino diciamo, alla costa diciamo, dell'Adriatico del nord, della Ravenna, non esistono punti con queste caratteristiche. Diciamo che la nostra mission, il nostro obiettivo è sicuramente quello di far diventare questo punto, questo cantiere, un punto di riferimento per tutte le attività di refitting e di riparazione navale. Guardando anche ad altro, sicuramente a tutti gli altri servizi di cui le aziende che operano a mare hanno bisogno. Rispetto ai numeri, noi eravamo partiti con degli impegni che avevamo sottoscritto in sede di task force e prefettura per mantenere e consolidare quello che era la forza lavoro dei vecchi cantieri che occupavano queste aree. Con un po' di orgoglio dico che siamo andati ben oltre, perché delle 20 unità di cui ci eravamo presi l'impegno a stabilizzare, oggi siamo andati oltre le 60 unità dirette. Diciamo che e sicuramente esiste un altro bacino di aziende che operano per nostro conto, e credo che muoviamo almeno altre 50 unità lavorative diciamo indirettamente. Per quanto riguarda i programmi di sviluppo, sicuramente ci sarà la necessità di mettere la cantieristica navale al centro dei programmi di sviluppo del porto. Come vi dicevo, è sia una necessità diciamo territoriale, ma anche sovracomunale, in un porto che credo che è in un momento di trasformazione, dove l'economia diciamo che finora ha alimentato le attuali filiere del commercio e dell'industria stanno mutando. Chiaramente la cantieristica è un appendice che in un qualsiasi porto che si muove, che si sviluppa, che è necessario. Abbiamo ambizione, abbiamo voglia di farlo e mi auguro che anche con il supporto e l'aiuto del territorio e di tutte le forze che possono contribuire a un ulteriore sviluppo possiamo farlo. Questa è una bella storia di quelle da raccontare, è una bella storia che vede la cooperazione tra le forze sociali e delle istituzioni. Vedo il mio amico Leo Carli, con cui non è la prima storia che noi abbiamo trattato. Un impegno per il lavoro, per la crescita e i sindacati. Spesso viene dipinta una contrapposizione, che non c'è, perché l'autorità ha lo stesso obiettivo del sindacato, che è quello della crescita di valore. Noi presidenti delle autorità portuali abbiamo un mandato semplice, perché il legislatore cosa ci dice? Devi aumentare i traffici e devi valorizzare gli spazi demaniali. Aumentare i traffici ovviamente prevede tutta un'opera di infrastrutturizzazione, del marketing, una visione di lunghissimo periodo. La valorizzazione degli spazi non è così evidente, è una lotta quotidiana. Noi ogni giorno dobbiamo combattere per affermare la primazia del mercato. E quindi abbiamo valorizzato un bene che non era valorizzato, abbiamo tutelato lavoratori che non erano tutelati, abbiamo dato dignità al lavoro e abbiamo anche creato un elemento a favore della crescita del traffico. Perché la cantieristica è importante in un porto. Qua c'è una cantieristica di eccellenza.
sia per il naviglio militare, il naviglio commerciale, il naviglio da diporto. È una cantieristica che non appare quella di Brindisi in tutti gli altri porti, secondo me neanche con il porto di Taranto. La cantieristica di Brindisi è sicuramente più vitale, più dinamica anche rispetto a un porto importante di tradizione come quello di Taranto. E gli effetti si vedono perché il mercato, quando percepisce che un organismo è vitale, acquista interessi. Il fatto che oggi abbiamo recuperato una struttura così importante ha portato degli imprenditori a interloquire con noi per rivitalizzare il porto, il seno di Levante, e pensare nel seno di Levante una grande marina per gli yacht, i mega yacht che non hanno luoghi dove ormeggiare nell'Adriatico. E questa è una cosa bella, perché e corrisponde alla nostra visione di futuro, di portare turismo, ma di qualità, non barchette, non imbarcazioni vere e proprie, che hanno bisogno di servizi, hanno bisogno di cantieri, hanno bisogno di tante altre cose, hanno bisogno di fare campusa, hanno bisogno e portano ricchezza nel territorio. E per un presidente sentire che non solo abbiamo salvato i 19 lavoratori storici, ma abbiamo dato lavoro ad altre 40 persone dirette e altri 50 nell'indotto, è il miglior regalo che un presidente possa avere all'inizio di un nuovo anno. Quello che mi sento di dire è che in una giornata così dobbiamo pensare che questa struttura, questo cantiere sia un valore aggiunto per la portualità brindisina, per il nostro porto e anche per la città di Brindisi, signor Sindaco, perché è un servizio in più che viene fatto per attrarre ulteriori servizi dal punto di vista della competitività del nostro scalo, della operatività, perché ormai dobbiamo confrontarci, come diceva prima l'ingegnere Di Palo, con gli scali italiani e soprattutto europei. E credo che sia una scommessa da vincere, ingegnere. Perché il porto di Brindisi è un porto importante e la cantieristica nel porto di Brindisi ritengo sia assolutamente necessaria. Inoltre è un punto di riferimento anche per noi, autorità marittima, noi guardia costiera. In questo momento abbiamo all'interno del cantiere nave Corsi e la nostra motovedetta dislocata qui a Brindisi, la 281, che stanno effettuando lavori molto importanti, soprattutto nave Corsi rimarrà qua altri 6-8 mesi perché sta facendo lavori di refitting, ecco. E quindi è un punto di riferimento anche a livello nazionale per il corpo delle capitanerie di porto, con del personale altamente specializzato e con una grande professionalità. È una grande soddisfazione, non capita spesso a Brindisi, di chiudere una vertenza, una crisi con Leo, diciamo, tanti tavoli in task force su tantissimi settori. Non è semplice chiuderla, e chiuderla non solo salvaguardando l'occupazione, ma anzi addirittura rilanciando in una prospettiva di sviluppo. 19 addetti, si è detto, diventano circa 60 e 50 nell'indotto. Questo grazie anche a un imprenditore coraggioso che riconosce la possibilità di sviluppo del nostro porto, delle sue attività esso connesse, e riconosce anche la validità e la qualità professionale di chi lavorava, no, nelle imprese che precedentemente occupavano questo spazio. È stato detto una vertenza difficile. L'autorità portuale ha dovuto ovviamente contrastare chi pensava di poter fare, diciamo, senza alcuna regola, condurre le operazioni in maniera differente. Quindi anche su questo un'ulteriore vittoria del territorio che ripristina condizioni di trasparenza, di legalità assolutamente importanti e fondamentali per avere un'economia sana. Cantieri indispensabili nello sviluppo di un porto, indispensabili a sostegno
della presenza della Marina Militare, della Capitaneria di Porto, ma anche di tutti quei traffici mercantili, civili, che possono essere attratti dalle competenze, dalla grande professionalità che qui si possono attivare, di cui si respira, no? L'aria. Ecco, io ringrazio ovviamente tutte le maestranze che sono qui nel capannone. Anche voi siete, anzi siete soprattutto voi i protagonisti di questa operazione di sviluppo, e a voi affidata ovviamente la possibilità di realizzare grandi opere, perché la qualità del lavoro viene riconosciuta, il mercato viene riconosciuta la qualità del lavoro, la capacità di fare impresa e di portare avanti progetti importanti. Una delle condizioni che qui si è verificata è avere lavoratori, una rappresentanza sindacale che hanno saputo proporre soluzioni, hanno saputo interloquire con le istituzioni e con gli imprenditori. Secondo ruolo fondamentale è quello delle istituzioni, io mi onoro di rappresentare la Regione Puglia attraverso l'azione della Task Force, ma qui c'è stato un concorso di istituzioni che si sono incontrate, l'amministrazione comunale, il Comune di Brindisi, l'autorità portuale, quanti sono intervenuti, la stessa Regione Puglia, e non soltanto, come spesso avviene, per fare manifestazioni di solidarietà a chi sta soffrendo perché l'azienda, l'impresa è chiusa e sta fallendo, ma per mettere in campo tutto quanto è possibile, non dal punto di vista astratto, dal punto di vista tecnico, giuridico, amministrativo, tutto ciò che è possibile per risolvere il problema, e cioè tornare a produrre, riaprire un cantiere, attrarre nuovi investitori, nuovi imprenditori. L'ultima condizione che si è verificata è quella dell'imprenditore. Un imprenditore che ha know-how, spesso ci sono pseudo imprenditori improvvisati che non ci portano da nessuna parte. Con solidità, con la visione, con la determinazione, e se posso permettermi, l'ingegner Di Paolo, con un imprenditore che ha rispettato tutti gli impegni assunti al tavolo del negoziato, della trattativa. E quindi davvero c'è una grande soddisfazione. E quando tutto questo concorre, l'imprenditore, l'istituzione, le parti sociali, il territorio diventa attrattivo, altri investitori potranno giungere. Ripartendo dal porto, e qui c'è la sfida per chi rappresenta le istituzioni, per rendere sostenibile nel tempo questo sistema che concorre e guarda avanti. Il presidente Leo Carli, con la sua sapienza nel saper impostare bene la mediazione nelle vertenze, anche quando sembrava che tutto dovesse finire, ha incoraggiato i lavoratori, il sindacato. A questo si aggiunge anche, molto molto importante, il ruolo svolto dall'autorità portuale, che ha fatto veramente di tutto per evitare la burocratizzazione degli atti che avrebbero sicuramente impedito la realizzazione di questo gioiello. Lo dovete sapere, è un gioiello. Non c'è da nessuna parte, le aziende stanno in forte crisi. Qui ci troviamo, come hanno già detto tutti quelli che mi hanno preceduto, di fronte addirittura non solo alla salvaguardia di quelle 19 famiglie, 19 posti di lavoro, siamo al triplo di quei lavoratori, con aggiunto anche l'indotto. Ma io credo che con le capacità, e qui ci sta la novità, che ha il dottor Di Paolo, probabilmente cresceremo ancora di più, perché l'altra cosa importante, la dico come sindacato, come FIO, come sindacato dei metalmeccanici, ma questo l'abbiamo sempre detto insieme alla Confederazione, alla CGL, insieme al segretario Antonio Macchia, ma anche a Roberto D'Andrea della FIOM nazionale, che segue i cantieri. Quando incontri un imprenditore serio che fa l'imprenditore, che non solo ha i progetti nella testa, li consegue e rischia di suo, che poteva essere un rischio. Come diceva il presidente dell'autorità portuale, non è stato facile. Azioni legali, altre azioni, è successo di tutto per impedire che questa operazione finisse nel migliore dei modi.
ed è finita nel migliore dei modi. Ecco, anch'io voglio dare il mio saluto, esprimere anche la mia gioia, tutto ciò che si riverbera per un comportamento libero, creativo, legale, fa bene a tutti. La gara Brindisi, avere questa realtà, ci apre il cuore un po' alla speranza, ci apre il cuore un po' a vedere bene che si riverbera sulla città, sulla convivenza comune. E allora dà speranza, dà fiducia. E quindi un grazie sincero all'imprenditore, alla famiglia, ma un grazie a tutti coloro che hanno dato la loro opera. Quindi la legalità è l'insieme, la collaborazione, la corresponsabilità, il concerto. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo scenda su di voi e con voi rimanga sempre. Tanti tanti auguri a tutti e che sia veramente un'esplosione di vita.